Il 6 novembre 2008 Anna Vitale, 23enne di cavalleggeri, entrò in sala operatoria all'ospedale San Paolo di Furigrotta per il prelievo di membrana uterina, un intervento ambulatoriale privo di seri rischi che avrebbe dovuto accertare un'infezione da papilloma virus. La situazione però precipitò, la ragazza ebbe un arresto cardiaco mentre era in corso l'operazione, un'imponente emorragia interna ed esterna, andò in coma e morì il 3 dicembre successivo. Oggi il GIP del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio della professione sanitaria su richiesta del PM per i due medici coinvolti in quella vicenda ed attualmente indagati. Si tratta di Vincenzo Volpicelli e Giuseppe Tomasillo, entrambi ginecologi del San Paolo all'epoca dei fatti. Volpicelli non è più in servizio presso l'ospedale, licenziato perché è coinvolto in un'inchiesta su aborti clandestini e già arrestato in passato per reati analoghi. Per quanto riguarda invece Tomasillo che ha sempre sostenuto di essersi rifiutato di continuare l'operazione su Anna Vitale all'insorgere dei primi problemi, venendo quindi sostituito da un altro medico, l'ASL Napoli 1 ha avviato a seguito del provvedimento firmato dal GiP le procedure per la sospensione dal lavoro. In particolare si legge nel comunicato della Procura il provvedimento evidenzia che il comportamento professionale dei chirurghi che realizzarono l'intervento Fu caratterizzato da un errore tecnico inammissibile e inescusabile per imperizia e o negligenza nella effettuazione del primo intervento chirurgico.